Cari amici di Libri Streaming, ben ritrovati. Siamo qui a Palazzo Recupero, a Martina Franca e oggi parleremo con una grande scrittrice, Elena Dell'Aquila. Eh, abbiamo il piacere di poter eh, conoscere oggi il suo romanzo Analisi logica dell'amore, pubblicato da Le Flaner. E in questo romanzo voi ritroverete delle emozioni che da tempo non, non trovavo nelle mie letture perché... Mh, Posso confermarvi che questo libro già dal titolo ci preannuncia che il tema principale è l'amore, quindi si tratta di un'analisi illogica dell'amore che comunque va ad enfatizzare, a celebrare nel vero senso della parola tutti quelli che sono i sentimenti più belli che possono abitare nel cuore dell'uomo. Eh, si parla di, di amicizia, di amicizia sincera, si parla anche di eh, solidarietà di solidarietà tra amiche, di solidarietà nei momenti difficili, ma principalmente si parla di amore, anche perché, come ripete spesso Elena nel suo testo, eh, senza amore non ci sarebbe stata nessuna fonte di ispirazione per i poeti, per gli scrittori, no? per chiunque ti eh, si sia fatto guidare poi da, questo, da questa grande idea. E, mh, la cosa più bella di questo testo è proprio il voler sottolineare con eh, la narrazione, eh, il grandissimo e immenso bisogno che il mondo ha di amore. Quindi c'è questo eh, bisogno di diffondere anche eh, questi sentimenti positivi, tanto che eh, nel momento in cui eh, la protagonista del romanzo eh, comincia a, a esternare quelle che sono le sue eh, idee, le sue passioni, le sue emozioni, eh, si trova poi eh, a uscire, come dice Neruda, no? uscire da quella zona di comfort e, ehm, perché soltanto nel momento in cui eh, si riesce a, mh, a cambiare si può tornare a vivere. La fonte principale, la causa principale della morte eh, è la mancanza di emozioni, lo sottolinea Elena e lo sottolinea con forza anche la protagonista del romanzo. E allora vi faccio conoscere subito la scrittrice Elena dell'Aquila con una domanda che mh, lei eh, fa mh, nel suo testo, ma io voglio riproporre proprio a lei. Allora parliamo di emozioni, di forza che le emozioni possono trasmettere. Allora come può uno sguardo scatenare una forza inaudita in grado di, di smuovere no, internamente un'energia che magari si pensava non avere? Buon pomeriggio innanzitutto. Eh, io credo molto nell'unione ehm, nell fra le anime. Ci sono esseri viventi che si incontrano eh, su questa terra durante un'esistenza, ma probabilmente si sono conosciuti anche prima. Eh sì. eh, uno sguardo a volte è, può essere anche un modo per ricreare quel legame che c'è stato e riconoscersi quindi come anime affini, anime gemelle. E, è come se a un certo punto il tempo si fermasse, come se ci fossero soltanto queste due persone, quindi nel classico innamoramento a prima vista e attraverso lo sguardo secondo me poi ci si può scambiare l'anima ehm, perché è vero che gli occhi sono lo specchio dell'anima dell quindi sono l'unica cosa che non mente possiamo mentire in tanti modi ma gli occhi, lo sguardo, eh ehm. l'affinità che creano è, è assolutamente... Mh, non si può assolutamente eh, mentire davanti a così tanta... Eh, come dire, verità esatto, sì, sì, sì. Eh, quindi è quello che succede poi tra le due protagoniste. Eh, per quanto decidano, di soprattutto all'inizio, di, di evitare di incrociare in realtà il loro sguardo, eh, eh, non, non riescono nel momento in cui poi questo accade a, a stare lontane. Poi. Ma infatti, è proprio qui che si inserisce no? quella tua affermazione. Eh, quando dici l'universo non agisce mai per caso, quindi l'essersi incontrate per le protagoniste del tuo romanzo eh, era qualcosa, come hai detto giustamente, di già scritto probabilmente. Eh, la tematica attorno a cui poi gira tutta la, la storia è proprio questa, no? il voler eh, condividere da parte della protagonista il suo amore, la sua grande eh, capacità di amare, perché non è scontato saper amare, no? quindi questa capacità di amare con un'altra donna. Ecco che eh, qui subentra tante volte un ostacolo interiore, no? eh, la paura del giudizio altrui, ma più che altro la paura ehm, di deludere, tra virgolette, le persone che ci stanno più a cuore. Certo. Però in questo caso, nella tua storia... Eh, la protagonista riesce comunque a trovare il coraggio, grazie anche alla sua amica Anna, una figura fondamentale della, della narrazione, perché eh, tante volte le amiche sono coloro che eh, silenziosamente ci stanno accanto, ma al momento giusto eh, ci dicono una sola parola che magari ci, ci, fa, ci permette di decidere in quell'istante. Certo. E infatti, quando ehm, Roberta decide di. Eh, dare la sua, eh, la sua verità, di consegnarla nelle mani della mamma, succede una cosa di particolare, ossia lei dice mi sento nata una seconda volta, quindi eh, parli anche di una categoria esistenziale che è la nascita, una categoria fondamentale, quindi il voler ehm, racchiudere in un istante la rinascita, un tema a me particolarmente caro. E proprio per questo ti volevo chiedere, eh, questo voler nascere di nuovo può effettivamente avvalersi eh, dell'aiuto delle amiche? Parliamo in questo caso delle amiche, delle persone che ci sono vicine e ci vogliono davvero bene, quindi ci possono aiutare in qualche modo a rinascere nel vero senso della parola? Certo, innanzitutto perché un'amica è un altro punto di vista di noi stessi, forse anche eh, quello con, dove è forse più oggettivo, più con sì. meno coinvolgimento emotivo. Eh, quindi il loro punto di vista ci può arricchire, ci può donare una versione di noi stessi che non conoscevamo, specie se spinto poi da una buona intenzione, un'intenzione positiva che può essere quella di un'amica. Eh, spesso infatti le amiche arrivano a dirti cose che eh, mai ti aspettavi o che avresti desiderato dire da loro, eh, ma in realtà possono diventare, come anche nel caso di Roberta, eh, una, la rottura dello schema, quindi venire fuori dal quel cerchio di eh, pensieri, preoccupazioni, paura del pregiudizio, eh, proprio grazie all'aiuto di Anna, eh, riuscire anche poi ad arrivare a confessare a sua madre il, la sua, eh, il suo desiderio di amare sì. una donna e quindi la rinascita anche in questo senso perché... Eh, Appunto, è come se per la prima volta eh, Roberta vedesse, incontrasse e conoscesse anche sua mamma e viceversa. È come se sua mamma avesse dato per la prima volta la luce vero, a sua no? figlia. Spesso poi noi. Figli, pensiamo di sapere quello che i nostri genitori no? sì. eh, vorrebbero eh, dirci. Eh, eh, Lo diamo tante, per scontato. Esatto, esatto. Quindi magari tante volte non ci confidiamo neanche con loro perché pensiamo che ci diranno quello piuttosto sì. che quello. E invece poi i genitori che comunque sono esseri umani prima ancora di essere i nostri genitori eh, ci spiazzano, ci regalano anche dei, degli insegnamenti meravigliosi è molto emozionante Elena quando eh, la mamma appunto della protagonista pronuncia queste parole ricordati che io vorrò sempre bene a chiunque ti vorrà bene è eh, una frase da pelle d'oca no? perché comunque eh, poi alla fine è questo il senso della vita no? eh, i genitori mettono al mondo dei figli e li amano immensamente e incondizionatamente. incondizionatamente e non possono non voler bene a chi davvero ama poi i propri figli esatto è bello anche quello che dici relativo alla scrittura. Eh, la scrittura è qualcosa, lo sappiamo molto bene, è qualcosa di, di catartico, qualcosa di importante non solo per esprimere emozioni positive che si possono provare, ma anche per andare un po' a sdrammatizzare o alleggerire no? alcuni pesi che abbiamo eh, sulla nostra pelle. È, c'è un momento in cui la protagonista, confrontandosi poi con la donna che diventerà importante a livello affettivo per lei, con la, con la, sua, diciamo, la sua compagna poi, arriva a dire questo, dice io adoro scrivere, ma il problema principale è che io sento, e l'hai scritto poi qui nella, nel retro del tuo libro, sento di avere più sogni, più sogni che cassetti e di alcuni non ho neanche più la chiave. Vorrei pubblicare un libro un giorno. Eh, riesco a sentirmi viva solo attraverso le parole scritte, nonostante siano immobili. Quando scrivo mi riconosco, quando mi guardo allo specchio, a volte ho paura di quello che vedo. Ecco quindi, che immenso valore affidi alla scrittura. Per te ha significato così tanto? Sì, assolutamente, anche perché. E mi rendo conto che, come vi renderete conto anche voi, sono molto più brava a esprimere le mie emozioni scrivendo che parlando. E io riesco, riconosco me stessa e quindi le mie emozioni molto più credibili, molto più sì. autentiche quando le riesco a scrivere, a tradurre in parole su, su un foglio. E non perché a parole non, non ci riesca ma è come se dandogli um, la forma di una parola attraverso le lettere è come se riuscissi a cristallizzarle meglio sì. e anche a dargli anche più valore e a riuscire a vederle anche da più prospettive eh, la scrittura poi per me è stata terapeutica tante volte sì. perché Bello, è. Eh, come sicuramente per chi ha avuto voglia di eh, dedicare affidare a una pagina a un foglio sì, sì. le proprie emozioni perché è una, una via eh, molto più facile anche per arrivare proprio a noi stessi, eh, è come anche se proprio l'atto dello scrivere fosse quasi eh, uno sfogo sì, sì, sì. anche energetico stesso, quindi è l'unico momento in cui se devo dire mi sento presente, consapevole è quando scrivo. Bello, io condivido questo tuo pensiero sulla scrittura. Eh, penso che dovremmo tutti affidare un po' dei nostri pensieri, dei nostri sentimenti alla scrittura, perché effettivamente è terapeutica come... Assolutamente. È. E poi io eh, ho apprezzato tantissimo eh, le tue, tra virgolette, citazioni musicali, la tua playlist. No? Eh, C'è cioè in particolare... Eh, il momento del concerto no? in cui partecipa la protagonista, in cui eh, riecheggia poi la canzone dei Guns N' Roses, e quindi Sweet Child of Mine è bello questo, no? questo mh, avere questa colonna sonora eh, che dà la carica perché scegli tutti i brani, come i brani di Liga Bue che è il tuo, <ride> il tuo idolo, quindi ci sono dei brani che danno una carica interiore e li accosti a momenti di scrittura così delicate, così profonda, che quasi sembrano in contrasto, no? come mm, voler mm, urlare al mondo, non pensate che il rock o magari la musica eh, ribelle sia qualcosa di eh, superficiale, anzi. perché anzi si va proprio a fondo di se stessi. No? È molto bello quando parli proprio in, in contemporanea dei Ganser Rosis, del fatto di scegliere, quindi la scelta queste scelte che noi ci troviamo a dover affrontare quotidianamente, no? però è importante ciò che dici, cioè che una scelta prevede sempre una rinuncia, però eh, scegliendo proprio in quell'istante noi capiamo cosa è davvero importante per noi e quindi anche il tuo voler sottolineare che l'amore non è solo da considerare come un impegno o qualcosa che ci lega e quindi ci limita, ma anzi è qualcosa a cui dovremmo... Tutti aspirare, cioè dovrebbe essere il nostro unico eh, scopo di vita, no? amore tu... in qualsiasi forma, in qualsiasi non è necessariamente forma. per un esatto. essere umano, ma anche per la scrittura, per, la scrittura, per, scrittura, per un animale domestico, per un Per la musica. Eh, comunque, qualsiasi forma di amore eh, prevede sempre il coinvolgimento di emozioni positive. Profonde, eh, sì. Ed è un momento, come dicevamo, in cui il mondo ne ha bisogno. È vero. Tu dici anche che l'amore rende liberi. In che senso può liberare l'amore, quello vero, eh? <ride> intendiamo. Esatto, eh. parliamo di amore incondizionato. Incondizionato. Nel eh, momento in cui una, quando condividi un sentimento con un'altra persona in maniera appunto incondizionata, stai mettendo nell'altra persona l'altra persona in condizione proprio di anzi essere, eh, potersi elevare, essere se stessi anche al quadrato. Eh, nel senso che eh, io ti accolgo per quello che sei Bellissimo. e il tuo essere sta arricchendo me allo stesso tempo il mio sta arricchendo te, quindi credo che davvero è, è come se ci mettesse una dimensione superiore. Bello, no, molto bello come pensiero. Eh, infatti quando dici no, è un concetto difficile da, da attuare purtroppo, no? però quando dici che purtroppo... Eh, l'amore deve essere anche capacità di lasciare andare in alcune certo. situazioni e dici anche che eh, purtroppo, sto so ripetendo troppo purtroppo perché ne sono coinvolta eh, molto eh, affermi che gli altri non sono una nostra proprietà quindi gli altri non sono una nostra proprietà e anzi restano nella nostra vita giusto il tempo che serve per insegnarci qualcosa quindi è bello quel tuo sottolineare che è attraverso gli altri che noi riusciamo a conoscere noi stessi, quindi a diventare consapevoli di noi stessi. E questa consapevolezza poi è racchiusa anche in un misterioso tatuaggio. Che eh, è citato nel tuo testo e dà un significato molto molto importante. Ce ne vuoi parlare? Sì, eh, Luna, Lome, che è questo simbolo sanscrito, comunque eh, legato sì. alla religione e alla tradizione buddista, eh, racconta. Il, il percorso dell'essere umano mh, con una linea che eh, parte eh, creando dei ghirigori o oh, mm. comunque dei cerchi eh, che rappresentano un po' gli ostacoli, un po' gli errori che ci ritroviamo a fare durante la nostra esistenza, eh, le, le difficoltà con cui ci dobbiamo confrontare ogni giorno, che però sono quelle che ci aiutano a evolvere fino a quando appunto la linea diventa una linea dritta e vuol dire che abbiamo finalmente raggiunto la nostra la illuminazione sì, o comunque sì, sì. la consapevolezza di, della nostra missione, della nostra eh, presenza su questa terra. È un simbolo che, che io amo mh, perché io. è molto armonico, <ride> eh, sì. infatti è bellissimo che ne abbiamo condiviso la passione, sì, sì. È, è molto armonico allo stesso tempo con una linea, eh, racconta la grandezza dell'essere sì. umano, quindi sì, sì, è, è relativamente proprio al Discorso di condividere o decidere di condividere un pezzo. Più o meno breve o lungo della nostra vita con un'altra persona, è anche molto legato a questo. Eh, L'unalome potrebbe anche essere la storia o comunque il simbolo di una relazione. Sì. Perché eh, anche, anche lì esatto, ci sono tanti percorso. rigori, e fino a quando ci tantissimi errori, in cui purtroppo, sì, sì. perché siamo esseri umani, ci imbattiamo e facciamo anche con l'altra persona a cui vogliamo bene. E fino a quando poi nel momento in cui ci rendiamo conto Che l'altra persona non è la nostra metà, a me non piace dire la mia metà, è la vero. dolce metà, perché in realtà le altre persone sono un raddoppiamento, è quello che deve essere: è Esatto, noi siamo già un uno, con un'altra persona diventiamo uno al bellissimo, quadrato, ce leviamo, sì, sì. ma rimaniamo un uno senza quest'altro individuo, è per quello che dovremmo essere bravi a lasciare andare nel momento in cui l'altra persona, nella nostra vita, ha eh, finito, concluso la sua, eh, il suo ruolo, no? ci ha riferito quello sì, che ci sì. doveva dire, insegnato quello che ci doveva insegnare. Insegnare. È molto particolare questo discorso, infatti il lasciare andare, che poi, eh, a mio parere, mio modesto parere, eh, nel caso di amore vero non è mai un lasciare andare definitivo, eh, perché comunque c'è eh, l'amore. Secondo me va oltre ogni tipo di confine, spazio, temporale. Eh, non può essere assolutamente delimitato neanche dall'esistenza dall eh, fisica di una persona. Esatto, hai detto una grande verità. È, sì. vero, è vero. E poi mh, amando ehm, e diventando consapevoli di se stessi, perché bisogna innanzitutto amare se stessi, si può davvero affrontare il futuro con quella marcia in più, con quella. Mh, Convinzione che i propri sogni eh, sono belli e devono essere assolutamente rincorsi, devono essere concretizzati. Io voglio concludere con una tua citazione che mi è piaciuta moltissimo, infatti l'ho lasciata per ultima perché penso che possa lasciare un messaggio molto importante a tutti coloro che seguiranno la nostra... Trasmissione Libri Streaming che va in diretta grazie alle telecamere di Toni Vinci e l'aiuto di Pino Giannoccari, e eh, soprattutto penso che lascerà un grande mh, insegnamento: lo mettiamo tra virgolette, però è, in realtà è un insegnamento a tutti coloro che vorranno leggere il tuo libro, che si può trovare in tutte le librerie, no? Analisi Logica dell'amore, Le Franelle Edizioni, Elena Dell'Aquila. E vi leggo questo passo che mi è piaciuto tanto. Non smettere mai di coltivare il tuo talento. Con la scrittura sei capace di amare la gente e di farti amare allo stesso modo. Falla diventare la tua vita. Allora, questo è un messaggio che lancia Elena. Lei ha fatto diventare la scrittura la sua vita perché davvero io la voglio ringraziare. Grazie eh, a voi, <ride> grazie a te. Mi è piaciuto molto leggere il tuo libro perché mi ha lasciato tanti, tanti insegnamenti. E poi avrete, avrete visto nel corso della nostra intervista, seppur per poco tempo, Elena si è rivelata una persona così di cuore che vi piacerà anche leggerla. Perché lo sappiamo, no? gli scrittori ci mettono sempre eh, il proprio cuore in ciò che fanno. Quindi, se vi è piaciuta l'intervista, vi è piaciuta Elena, la sua eh, freschezza, la sua eh, sincerità, la troverete nel suo libro. Quindi buona lettura a tutti, grazie Elena, grazie, grazie davvero voi. per essere grazie stata con voi. noi. Grazie a Toni Vinci e a Pino e Ci diamo appuntamento al prossimo incontro di libri streaming. Grazie. Grazie.